Benvenuti nella playlist dedicata al gioco dello Shogi. In questo video faremo la conoscenza del più famoso tra i castelli, lo Yagura. Negli schemi proposti per i Gakoi sono state inserite, oltre ai pezzi, delle celle colorate di rosso, la cui intensità cresce sulla base della forza difensiva. Più pezzi concorrono al controllo della cella, più il colore rosso sarà intenso. Questo espediente grafico dovrebbe permettere la valutazione della solidità dei Gakoi. Oltre allo schema, verranno proposte quattro valutazioni personali e quindi opinabili. Queste sono relative alla resistenza frontale, alla resistenza laterale, alla velocità di esecuzione e alla compattezza. Circa la velocità di esecuzione è da intendersi come indisturbata, quindi teorica, ipotizzando che l'avversario non crei disturbi. Approfondendo per mezzo di fonti più esperte, si possono notare delle mosse al contorno volte a consolidare la difesa oltre il castello e prevenire attacchi altrimenti insidiosi. Tutte queste mosse al contorno evidentemente limitano la velocità di costruzione del castello, pur non coinvolgendo i pezzi strettamente necessari alla sua realizzazione. Nel caso specifico dei castelli con torre mobile, viene considerata una mossa in più relativa all'indispensabile spostamento della torre stessa. Per compattezza si intende l'unione senza vuoti tra i pezzi che compongono il castello. La compattezza non è di per sé indice di maggiore resistenza. Un castello compatto riduce le minacce per paracadutaggio, da torri e da alfieri, ma contemporaneamente chiude gli spazi di manovra per i difensori o addirittura la via di fuga per il re. Tra tutti i castelli, e sono veramente tanti, primeggia per fama lo Yagura o Fortezza. Questo castello è effettivamente uno tra i più prestanti a disposizione di un giocatore. Esiste un'intera famiglia di castelli riconducibili allo Yagura. Si usa a indicare come Yagura proprio questa configurazione, anche se in realtà è una variante chiamata Kin Yagura, ma si abbrevia direttamente a Yagura perché è la sua versione più famosa. L'alfiere non fa parte dei castelli, ma ho voluto inserirlo in questo schema perché solitamente si trova in questa posizione ed è utile vedere come interagisce con il Gakoi. Punto di forza dello Yagura è il triangolo dei generali, composto da due generali oro e un generale argento. Il castello si presta ad un confronto tra aperture a torre statica, quindi torre statica contro torre statica. Offre una buona difesa contro gli attacchi frontali e laterali. La costruzione è piuttosto lenta, ma la compattezza è equilibrata. La difesa laterale è probabilmente leggermente inferiore alla difesa frontale. Come già osservato, lo Yagura impegna tre generali, due oro e un argento, debitamente collegati per fornire protezione reciproca.
L'alfiere può essere integrato nella difesa con un ruolo di controllo su di una diagonale, esponendolo però alla minaccia di possibili attacchi laterali. Non si può trascurare il contributo della lancia in colonna 9 che protegge il pedone in riga 7 e presidia la colonna. Importante è anche il contributo del cavallo che dalla sua posizione defilata ed arretrata protegge il pedone 9-7 e l'argento 7-7. Punto debole del castello è il re posto sulla diagonale dell'alfiere avversario. Ciò inchioda il generale argento sulla sua posizione in caso di attacco frontale e diagonale coordinato tra alfiere e altri pezzi. Lo Yagura è un castello molto forte, ma è anche il più famoso e il più studiato. Di conseguenza, tutti i giocatori esperti conoscono le mosse e i meccanismi che possono portare alla sua caduta. A seguire mostrerò lo Yagura all'interno di una partita tra professionisti, due grandissimi giocatori, Tanigawa e Abu. La partita in questione è la prima per il 55esimo titolo Meijin del 1997. L'incontro vede affrontarsi Tanigawa, Sente, contro Abu, Gote. Gli avversari si affrontano impostando i rispettivi giochi come torre statica contro torre statica e nella difesa adottano entrambe il castello Yagura. Nella riproduzione della partita, le frecce indicano le proiezioni delle minacce o le difese dei pezzi. I cerchi azzurri, in corrispondenza della costruzione dei castelli, indicano il posizionamento canonico dei pezzi. Nelle prime 40 mosse, i contendenti dispongono le proprie difese per mezzo dello Yagura. Abu completa il castello con il tradizionale posizionamento del re in casella 2-2, mentre Tanigawa lascia in posizione arretrata in casella 7-9. Nelle mosse da 41 a 45, Tanigawa attacca sulla destra. Nelle mosse tra 46 e 54, Abu reagisce sulla sinistra e riesce a destrutturare il castello avversario. Abu e Tanigawa mantengono la parità nei pezzi catturati, ma è il Sente che riconquista l'iniziativa. Nelle mosse tra 55 e 99, attacchi e contrattacchi piuttosto rapidi, passando per molteplici cambiamenti di fronte, portano alla concessione della vittoria di Abu a Tanigawa. Il commento all'interno dello studio non è di un esperto, ma serve a fornire uno spunto per valutare lo Yagura in una partita reale tra professionisti. Arrivederci al prossimo video di Introduzione allo Shogi.